Buon pomeriggio a tutti, siamo forse un filo più in anticipo insomma rispetto al solito, ma benvenuti a questa nuova puntata di Studium virtuale. Spero che mi sentiate bene, datemi insomma feedback alla diretta se qualcuno di voi sta partecipando, dite se mi sentite, spero di sì. Mi fa molto piacere essere di nuovo qui, insomma, a tenere compagnia a voi per questa mezz'oretta di quarantena, cui oramai si è parlato fino a troppo, parlando sempre di temi legati insomma all'attualità che stiamo vivendo in questi giorni. Oggi in particolare insomma parliamo anche di animali e sarà insomma un incontro molto, molto simpatico con la dottoressa Marsili che arriverà tra pochissimo, anzi provvedo subito, mi ha appena richiesto lei la parte con lei. Sta arrivando insomma e tema un po' particolare, tra l'altro oggi 1° aprile, giornata così. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, spero si senta. Sono riuscita, il collegamento è già un miracolo. Conosco bene questa situazione, e io la sento bene, fateci sapere insomma dai commenti se ci sentite insomma. Dicevo, oggi 1° aprile, giornata insomma legata così nella tradizione popolare a animali che vivono in mare, e infatti noi di oggi parleremo di... No, non parleremo di pesci, questa oggi parleremo di delfini. È la prima cosa di non sbagliare mai pesci con i delfini. Esatto, questo infatti mi era già banchettato quando... Sì. E dunque, iniziamo subito anche a salutare, a spiegare, insomma, a contestualizzare qui la sua presenza. Lei insegna all'Università degli Studi insomma, di Siena, però salutiamo anche i nostri amici dei musei che insomma vedo ci scrivono, e poi tra l'altro lei è anche un'accademica, è corretto? Sì, io sono un'accademica, faccio parte infatti dell'Accademia dei Fisiocritici, e proprio il video che ha preceduto questa nostra diretta è stato girato proprio all'interno dell'Accademia dei Fisiocritici, un luogo a me carino dove svolgo anche buona parte della mia attività e dove ho dei colleghi ormai da moltissimi anni che hanno permesso di portare avanti gran parte della mia ricerca. Bene, bene. Allora, insomma, salutiamo anche gli amici dell'Accademia che, insomma, seguono molto le avventure di noi iorediani, noi universitari e non solo, per cui ci fa molto piacere, spero ci stiano seguendo. Se lo state facendo, scriveteci un ciao e apprezzeremo. Bene, il museo ci segue con piacere, ci dicono. Dunque, appunto, parlavamo di delfini, ma lei parla insomma di un aspetto molto particolare, della simbiosi tra uomo e delfino nelle antiche leggende e nelle malattie piuttosto insomma attuali e moderne. Partiamo da queste leggende? Partiamo dalle leggende, che forse la quota anche un po' più sconosciuta, no? Abbiamo questa grande empatia con i delfini, con i mammiferi marini in genere, a volte non capiamo neanche da dove proviene. Probabilmente può provenire da qualche cosa di analogo che noi abbiamo con questi animali, siamo mammiferi entrambi, siamo entrambi placentati, mettiamo i nostri piccoli, respiriamo per polmoni, ma abbiamo degli ambienti abbastanza preparati. Loro si sono adattati completamente a vivere acquatico, anche se, come spiegano molti dei miei colleghi che lavorano proprio sulle origini della vita di questi animali, probabilmente è un viaggio, hanno fatto un viaggio dalla terra al mare e un ritorno che ancora non è ben conosciuto, ma si pensa che derivino da animali erbivori che vivevano proprio sulla terraferma. Comunque noi abbiamo questa grandissima empatia verso questi animali. Io non mi vergogno a dire che, nonostante siano più di 30 anni che lavoro sia sui delfini che sulle balene, ogni volta che li incontro mi commuovo, proprio una commozione, è proprio la mia un'empatia totale, no? Ho sempre detto, se rinascerò vorrò rinascere delfino. È veramente una cosa molto forte. Però proviene proprio dall'antichità, cioè ci sono tantissime leggende che partono... Ce ne racconti qualcuna? Ce ne racconti qualcuna di queste leggende?
racconto qualche una. Ho qui davanti, ad esempio, un libro a me carissimo, regalo alla mia nonna di quando mi sono, ho fatto la maturità, la Divina Commedia, l'edizione economica, che vi faccio vedere questo libro immenso. Edizione economica, quella tascabile, insomma, da borsa. E che tengo sul leggio in casa, dove si parla anche in questo caso, anche nella Divina Commedia e in Dante dei Delfini, ma voglio partire un po' più da lontano, dalle antiche monete della Magna Grecia o dei Romani, dove viene rappresentato molto spesso Eros, altrimenti Cupido, a cavallo di un delfino, ma ci sono vasi dipinti in Grecia, mosaici dove sono raffigurati dei delfini. In genere un delfino che ora purtroppo è a rischio di estinzione, un delfino comune, che si riconosce benissimo perché anche nei dipinti vedete questa clessidra da una parte orca che ha sul ventre. E quindi insomma si vede sui lati, si vede questa parte gialla che lo fa riconoscere. E quindi probabilmente era uno degli animali con cui venivano più a contatto e che ora invece si trova questa sparita. Ma Omero ne parla, ad esempio, fa trasformare Apollo in un delfino per deviare la nave dei cretesi e portarli al porto di Delfi. I cretesi, ad esempio, lo considerano veramente un dio, è quello che porta i morti nell'oltretomba. Erodoto ne parla quando parla del mito di Lesbo, il cantore che era andato a cercare fortuna nella Magna Grecia e in Sicilia e che poi ritornando fu salvato proprio perché Apollo gli disse, quando ti deruberanno i marinai dell'imbarcazione, ti chiedi di cantare per l'ultima volta, gettati in mare e verrai salvato. E lì un delfino lo prese e lo salvò. Ma anche da noi, nella nostra Toscana, ci sono tante leggende che riguardano i delfini. Ce n'è una molto bella di un luogo meraviglioso che si trova tra Piombino e Vetulonia, che è la Buca delle Fate, dove si parla proprio di un pescatore che andava sempre a cercare le sirene in un luogo meraviglioso che è questa proprio Buca delle Fate, e dalle sirene fu rapito. Quindi la fidanzata si recava tutte le sere a piangere in questo posto per cercarlo e le sue lacrime furono raccolte da un delfino che le trasformò in una meravigliosa perla che legò alle sirene e gli ridettero Valerio, il pescatore. Pescatore. Veramente ce ne sono tantissime. Per poi arrivare alla Divina Commedia, come dicevo, a me carissima, dove in un passo dell'inferno, esattamente nel 22° canto, dove si parla dei barattieri, vi sono i dannati che stanno nella pece bollente e vengono raffigurati dei delfini, perché i delfini quando nuotano tirano fuori il dorso, loro non hanno bisogno di tirare fuori tutto la loro testa, perché loro hanno le narici spostate sulla sommità del capo proprio per continuare a nuotare tenendo la bocca immersa in mare. E quindi hanno questo dorso fuori e i dannati tiravano fuori la loro proprio gobba, diciamo, il loro dorso, per trovare un sollievo dalla pece bollente in cui erano immersi. Però stavano ben attenti a rimettersi, come fanno i bambini quando sono impauriti, come arrivavano i diavoli carnevaleschi quando fanno parte di questo canto. E ve ne potrei raccontare una cosa a cui pensavo proprio in questi giorni e che chiaramente non è testimoniata da nessuna parte, no? Si dice le sirene sono metà donne, metà pesce, la coda non è quella di un pesce, non è la coda verticale che noi possiamo trovare in un pesce qualunque, ma la coda di Di un delfino? cetacei, cioè Ah. le balene. E Ulisse, incantato dalle sirene, dal canto delle sirene, in realtà probabilmente è stato incantato dal canto delle megattere, queste balene meravigliose che emettono questi suoni che sono stati utilizzati molto anche per la musica New Age, no? E quindi come musica di rilassamento, sì, c'è proprio il canto delle megattere, questo canto meraviglioso. Insomma, un legame quello col delfino culturale molto, molto stretto, veramente una maglia
fitta di rapporti. E tra l'altro lo sentiamo molto spesso in questi giorni in cui ci sentiamo dire che, visto lo stop forzato delle attività, l'inquinamento è ridotto, anche l'inquinamento in mare è ridotto, per cui si collega il benessere dell'uomo alla ricomparsa di queste specie animali, tra cui proprio il delfino, no? Sì, e sentiamo le notizie positive, che purtroppo non sono molte in questi giorni, riguardano in genere un abbassamento della contaminazione. Un abbassamento della contaminazione che è legato a questo cambio di stile di vita che abbiamo in questo momento. Ci siamo firmati, abbiamo firmato tutte le nostre attività, soprattutto le attività industriali, ma specialmente i nostri movimenti, quindi gli spostamenti tramite mezzi, soprattutto tramite gli aerei, che sono forse contaminano maggiormente, ma comunque qualunque cosa, cioè noi ci muoviamo in modo incredibile continuamente durante la giornata, utilizziamo forse anche in modo indiscriminato i mezzi di combustione, per cui si vede questo grosso abbassamento di questa contaminazione. Il mare probabilmente non è così evidente come lo abbiamo a livello atmosferico, però le persone, quando vedono i delfini entrare nei porti, probabilmente vi rientrano proprio perché non c'è traffico navale, non tanto perché è abbassata la contaminazione del mare, allora pensano si sta meglio perché ci sono delfini tornati a Cagliari, delfini a Venezia, quindi delfini il simbolo del benessere dell'uomo. E in realtà lo sono. Io, ad esempio, nei miei studi li utilizzo proprio come bioindicatori della salute dell'ambiente. Sono degli ottimi indicatori di quello che è lo stato di un determinato ambiente. Vi faccio un esempio molto semplice. Noi facciamo uno studio di una specie in Mediterraneo, e la stessa specie la andiamo a studiare in un mare molto meno antropizzato del bacino mediterraneo, come può essere, tanto perché vi ho fatto degli studi io, il Mar di Cortez in via di California e Messico, troviamo una grossa differenza nell'accumulo dei contaminanti. E questo è il fatto proprio di questo mare, il Mar di Cortez ancora è un mare pulito rispetto al Mediterraneo. Il Mediterraneo, proprio per la sua conformazione di bacino semichiuso, è purtroppo ricchissimo di contaminazione, soprattutto di quella contaminazione moderna che è legata al 1900, no? Quindi alla seconda rivoluzione industriale in poi, all'immissione di tutti quei contaminanti xenobiotici, cioè estranei al mondo vivente, che hanno creato problematiche su tutte le specie viventi, sull'uomo. Il legame forte c'è proprio anche da questo punto di vista. E proprio legandosi al benessere, non vengono adoperati anche per delle terapie quasi di tipo medico i delfini, o sbaglio? Sì, vengono utilizzati dove questi animali possono essere tenuti in una semi-libertà all'interno di alcune baie, come in Australia e in altre parti del mondo, vengono utilizzati proprio per la cura di persone con problematiche, tipo il autismo. Era un po' come viene fatto l'ipoterapia, in che caso viene fatta la decina. E gli animali, proprio perché le persone, proprio perché hanno questa grande empatia con questi animali, riescono a trarre questi più vantaggi. Addirittura alcuni delfini sembra che potessero capire quando una persona aveva delle malattie cancerogene. Queste sono cose proprio incredibili, potevano essere di malattie. Affascinante questo argomento. E tra l'altro, poi, insomma, per venire ad esempi che tutti penso grosso modo conoscono, specie insomma chi alla mia età ci è cresciuto, l'onnipresenza del delfino anche nel mondo pubblicitario, no? Ci possiamo pensare alle famose caramelle, ricordo anche insomma dei dentifrici, degli spazzolini, di questi animali che diventano poi delle superstar che uno va a guardare nei vari parchi acquatici, giusto? Certo. Ulisse penso si chiami il più famoso. Notevolmente superiore se ci sono delfini. Io disapprovo questa cosa anche perché... Ecco, ci faccia sapere il suo parere in questo senso.
Probabilmente quando io ero piccola era l'unico modo, no, di vedere questi animali dal vivo. Oggi tante attività di whale watching, cioè di vedere gli animali in loro ambiente naturale, che non ha per me questo in cattività. Ci sono delle normative molto precise per cui gli animali non possono essere catturati e portati all'interno dei delfinari, ma quelli che ormai sono nel delfinario non possono più essere liberati, perché non sono più Saprebbero assicurati, vivere forse. non possono più vivere liberi, non saprebbero più approvvigionarsi del mangiare, quindi dare, eccetera. E quindi questi devono continuare a rimanere, però anche in questo caso i vari tipi di delfinari possono operare in modi molto differenti. Sono ad esempio dei delfinari a scopo scientifico, in cui i delfinari possono anche essere studiati, ci possono dare delle informazioni importanti. E la loro persecuzione all'interno del delfinario è legata soltanto alle nascite che avvengono all'interno del delfinario. Altri invece, dove gli animali vengono utilizzati soltanto per gli spettacoli, quindi a scopo di lucro, sono veramente da disapprovare totalmente. Per cui non portate i vostri cuginetti e nipotini a vedere Ulisse che si fa, insomma, le giravolte nel Ariccione. Ma per Bene. oltremare a Riccione, noi abbiamo fatto delle collaborazioni scientifiche per fare degli studi su questi animali. Io sto facendo un discorso molto generale, non voglio dire Potare il strutture. Ad esempio, l'acquario di Genova, noi ci collaboriamo, facciamo dei progetti insieme a loro. Addirittura loro recuperano all'interno dell'acquario animali che vengono sottratti da altre strutture perché sono malati. Per cui, Certo. insomma, l'acquario di Genova funziona molto È bene. un esempio virtuoso da quel punto di vista lì. Punto di più. Okay. Mi dicono nei commenti che si sente male. Chi non sentite bene, me o la professoressa? Fateci sapere, insomma, più avanti e magari, boh, non so, faremo qualcosa. Preghiamo anche con Dio, proviamo anche con Dio, non si sa mai, cantava Ravanoni. Perché questa connessione oramai, insomma, un po' così. Non si capisce bene come stia funzionando. Ma veniamo insomma alla seconda parte del titolo che lei ci ha proposto. Ah, la prof si sente male. Non so cosa dirle. Posso provare a mettere degli auricolari se Se li ha trovo? sotto mano, sì, altrimenti insomma non so. Perché le dovrei avere. A quanti secondi vuole? Io intanto così intrattengo voi, gentile pubblico, che insomma mi fa piacere siate qua. Sì, Veronica 97, adesso arriviamo, anche amici dell'Università di Siena, la professoressa si sta recuperando degli auricolari, per cui non scappate perché insomma la puntata va avanti e stiamo per scoprire quali sono i legami da un punto di vista proprio legato alle malattie virali, da un punto di vista, immagino si capirà, che ce lo spiegherà la professoressa, come avete capito insomma non è il mio campo. E arriverà insomma il momento in cui scopriremo quali sono i legami dal punto di vista proprio della, così, della vita che svolgono i delfini relativamente insomma, ai confronti che si possono fare con la vita che svolgiamo noi. Tutti i provvedimenti, la ratio di tutti i provvedimenti è quella di evitare assembramenti e temo che anche i delfini soffrano gli stessi problemi. Ecco. Allora, così si sente meglio? Perfettamente. Vediamo. Qui Sì? si sente bene, ma insomma io la sento veramente meglio. Sì. Ecco, la seconda parte era proprio quello che riguardava questo legame con, purtroppo, la malattia che sta intercorrendo ora fra la popolazione, cioè il coronavirus. Qui sono I intervenuti delfini tutti, dicono che si sente molto meglio, quindi. dicono che si sente molto meglio. Il coronavirus, cioè questo virus a RNA che sta colpendo ora l'uomo, chiamato Covid-19, è un virus a RNA. E a me è piaciuta moltissimo la definizione che è stata data. È uno zombie chimico, cioè un qualche cosa che non è capace di vivere di vita propria, ma che ha bisogno in qualche modo di attaccarsi alla vita di un altro organismo. Ne parlavamo Ora, correttamente
in questi termini, è vero? Ecco, di proprio di questa impossibilità di questo virus di vivere indipendentemente. Quindi ha bisogno proprio di utilizzare l'apparato, la cellula di altri organismi per potersi riprodurre. E il coronavirus ha un animale serbatoio che probabilmente è stato il pipistrello, un animale ospite amplificatore che probabilmente è stato il pangolino o comunque qualche animale che si trovava all'interno di questi mercati del pesce, di mercati di animali vivi che vi erano in a Wuhan in Cina, e poi si arriva all'uomo. Ma di coronavirus ne conosciamo diversi tipi che colpiscono l'uomo, basti pensare alla SARS, no? Che c'è stata, molto ancora più pericolosa del Covid-19, per fortuna ha avuto una propagazione molto minore rispetto a questo, ma che cosa c'entrano in tutto questo i cetacei in genere? Da quando ho iniziato proprio io a studiare questi animali, alla fine degli anni Ottanta, si è avuta in Mediterraneo una moria di un tipo di delfino, che è la Stenella striata, che è il delfino più comune proprio nelle nostre acque, quello più abbondante, e questi esemplari si spiaggiavano e morivano in numero molto elevato, tutti insieme. È un animale sociale, questa è la prima cosa da dire, quindi vive in grossi gruppi, è un animale anche molto giocherellone, quindi non soltanto viene a giocare con le onde di prua delle imbarcazioni quando magari noi siamo in mare, ma giocano molto tra di loro, giocano con le onde, si vedono proprio, sono animali a cui piace molto interagire tra di loro. E questi animali iniziarono a morire veramente con un numero elevatissimo di esemplari. Furono recuperati, perché questo è un altro aspetto di cui vorrei parlare, molto importante, fatte le varie indagini necroscopiche, patologiche, e si trovò in questi animali la presenza di un virus a RNA che era il morbillivirus. Questo virus, il morbillivirus, come ci dice anche un po' il nome se ci si pensa, è lo stesso paramyxoviride che fa parte di cui fa parte il virus del morbillo dell'uomo. Ma anche il virus della peste bovina che abbiamo avuto, cioè il cui incipit è stato 1200 anni fa, per cui dunque, a parte la parola paramyxoviride, che ci giocheremo la prossima volta all'impiccato. Quindi, insomma, sono anche molto simili da un punto di vista proprio, insomma, scientifico alle nostre due specie. Hanno molte analogie anche da un punto di vista scientifico, ma la cosa incredibile che quale era? Che questi animali che si ritrovavano morti e in cui la causa principale era la presenza di questo virus che gli causava una polmonite acuta e che gli animali si trasmettevano proprio per via aerea tramite il soffio dello sfiatatoio, quindi la grossa analogia con quello che sta avvenendo ora, avevano anche altissimi livelli dei contaminanti che loro avevano accumulato nel loro grasso sottocutaneo e poi in tutto l'organismo. Quindi il primo pensiero che venne fuori, la prima ipotesi fu: come è che animali che hanno accumulato altissime quantità di questi contaminanti sono poi morte in seguito al morbillivirus? E le ipotesi furono diverse, ma quella che poi si è rivelata più forte è legata al fatto che i contaminanti che loro accumulavano erano dei potenti immunodepressori. Quindi questi animali avevano accumulato elevatissime quantità di questi contaminanti. Vi faccio un esempio che tutti conoscono, il DDT,
l'insetticida DDT, e avevano un sistema immunitario molto debilitato. Quindi quando prendevano questo morbillivirus che causava loro questa polmonite, questa proprio aveva il massimo effetto, perché loro non sapevano rispondere all'infezione che avevano in atto. E quindi morivano proprio gli animali con i più alti livelli di contaminanti, perché avevano il sistema immunitario più depresso. E questo è un po' quello che sta succedendo adesso. Cioè le persone, quelle non posso generalizzare, ma soprattutto muoiono persone che hanno altre patologie e quindi che hanno un sistema immunitario che non è in grado di rispondere al Covid-19. E l'altra cosa a cui ho pensato è stata questa: ma in queste persone che sono decedute, abbiamo fatto delle indagini patologiche? Perché noi in televisione sentiamo parlare tantissimo, ma sentiamo parlare virologi. Io non mi voglio sostituire a nessuno, sono una biologa ecotossicologa, ma e li ascolto anche molto volentieri, ma non abbiamo mai sentito parlare un patologo. Cioè le persone che sono decedute ci potrebbero dare delle informazioni importantissime su come agisce questo virus, su come entra all'interno dell'apparato respiratorio, che cosa provoca e come provoca anche l'attacco su altri organi. Perché ad esempio c'è un lavoro del, mi sembra, 18-20 di marzo, dove si è visto che hanno delle lesioni epatiche le persone, come avevano i miei delfini che morivano per il morbillivirus. Quindi il patologo che va a studiare i meccanismi che possono in qualche modo causare la morte delle persone, andando a vedere proprio gli organi interni, andando a studiare tutto quello che sta succedendo all'interno di un corpo di un uomo che è stato colpito e che purtroppo è deceduto, sarebbe fondamentale. Capisco che affettivamente, eticamente, sia molto difficile da capire questo discorso, però è fondamentale. C'è ad esempio una frase che ho riportato anche nel filmato, che è scritta sulla facciata dell'ospedale degli incurabili di Napoli, dove che dice in latino: hic est locus ubi mors gaudet succurrere vite. Cioè questo è il luogo dove la morte si compiace di soccorrere alla vita. Cioè la morte delle persone, così come la morte dei delfini, anche se chiaramente non si possono accomunare, no? Non voglio dire cose che possono offendere. È fondamentale per capire come i meccanismi di infezione sono avvenuti, come sono andati avanti, se ci sono comunque delle attivazioni di questo virus all'interno dei vari organi, quanto le mucose vengono intaccate a livello respiratorio. Quindi sarebbe veramente importante. Noi tante risposte sul morbillivirus le abbiamo avute proprio studiando gli esemplari che si sono spiaggiati, che ci hanno dato informazioni altrimenti non ottenibili. Quindi e anche studiare magari l'accumulo di contaminanti nelle persone decedute sarebbe fondamentale per capire quanto vivere in un luogo particolarmente contaminato, impattato, avere uno stile di vita sbagliato. Proprio questo volevo chiederle: quando lei dice contaminato, dovessimo rapportarlo alla razza umana, potremmo parlare di inquinamento quindi? Sì, si può parlare di inquinamento. Vi è già una correlazione elevatissima che è stata fatta ad esempio con la contaminazione dell'aria, con il particolato atmosferico. È stato visto che nelle zone in cui le particelle sottili, quelle che hanno dei diametri inferiori ai 10 e ai 2,5 micrometri, sono più elevati, addirittura superano quei livelli che vengono considerati tollerabili per legge, il contagio è stato molto più elevato. E purtroppo queste zone, se noi andassimo a vedere proprio i grafici che vengono fatti mettendo insieme i rilevamenti delle centraline dell'ARPA, si potrebbe vedere che queste
queste curve fanno proprio vedere che questo superamento delle soglie si hanno in pianura padana e in Lombardia, mentre nelle altre zone dove non c'è stata questa grande diffusione del contagio le soglie cioè non sono state superate. Ma questo era già stato visto per il morbillo in alcune città della Cina ormai diversi anni fa, dove era stata proprio fatta una correlazione fra il superamento di 10 mg per metro cubo delle polveri sottili, quelle di 2,5 micrometri, e l'esplosione del contagio del morbillo. Quindi non è la prima volta che viene trovata questa correlazione con le problematiche legate alla contaminazione atmosferica. Bisogna anche dire un'altra cosa, che vi sono a livello atmosferico delle situazioni che possono amplificare o attuare, inattivare il virus. È stato visto ad esempio che le alte temperature, le radiazioni solari inattivano questo virus, mentre l'umidità aumenta la sua propagazione. Addirittura nel particolato atmosferico il virus non solo si coagula e può essere trasportato, ma rimane vitale anche per diversi giorni. Per cui non c'è solo un trasporto, ma c'è anche questa permanenza in forma vitale proprio nel particolato. E l'umidità aumenta sia la vitalità che la sua diffusione. Insomma, siamo veramente in conclusione, però io volevo ancora chiederle ancora un paio di cose, perché l'argomento è veramente interessante. La primissima, quindi, hanno con noi un passato di un certo tipo, testimoniato insomma da una serie di poemi eccetera eccetera, hanno i nostri stessi problemi relativi agli assembramenti, parola insomma oramai all'ordine del giorno, non ci dica che condividono con noi anche la dieta. Per alcune diciamo gruppi di persone la condividono quasi totalmente. Basti pensare ai pescatori. Il pescatore cosa fa? Vende il pesce più grosso e che cosa mangia? Mangia il pesce azzurro, le sardine, come mangiano le stenelle o altri delfini. Quindi c'è una condivisione quasi totale. L'unica grossa differenza è che questi animali, per vivere nell'ambiente acquatico, hanno messo a punto dei sistemi, in particolare uno che è quello poi che li rende gli animali più contaminati al mondo, che è quello di aver sviluppato un pannicolo adiposo molto spesso, che gli serve per il mantenimento del calore corporeo, ma anche come riserva energetica. Siccome la maggior parte dei contaminanti che noi abbiamo disperso nell'ambiente sono contaminanti lipoaffini, cioè che non si sciolgono nell'acqua, ma che si vanno a sciogliere nei grassi, questi animali ne accumulano in quantità elevatissime. Noi per fortuna siamo abbastanza grassocci, no? Qualche duro anche obeso, ma non abbiamo un pannicolo da adiposo di queste dimensioni. Quindi abbiamo un fattore di bioaccumulo più basso di quello che hanno i delfini e quindi per fortuna ne abbiamo delle quantità sicuramente minori. Però non andrebbe visto soltanto la quantità, ma anche le capacità metaboliche degli organismi e quindi quanto siamo in grado proprio di detossificare queste sostanze che sono completamente estranee al mondo vivente, ma anche estranee ai nostri apparati di detossificazione. Basti pensare che delle attività metaboliche nostre sono venute in contatto con queste sostanze solo da quando sono state create, quindi ci hanno ancora da adattarsi. Prima di lasciarci, anche a lei insomma volevo chiedere qualche consiglio bibliografico, qualche lettura relativa ai temi insomma di cui abbiamo parlato finora, oltre insomma a consigliare la visione di questo video che trovate sull'account YouTube dell'Ateneo e sul insomma, è linkato nella pagina di Usina Campus. Cosa ci consiglia? Io cioè sono una persona che fa questo lavoro perché gli piace studiare, la classica secchiona, ha studiato sempre, per cui ne potrei consigliare addirittura più di uno di libri. Inizierei con il libro che per me è stato la base di tutta la mia ricerca, che si chiama Primavera silenziosa della Carson, è un libro del 1962 e consiglio a tutti quelli che amano, il libro è questo, amano l'ambiente e amano
studiare le problematiche dell'ambiente, di leggere questo libro, perché le problematiche che vi erano descritte nel 1962 sono sempre quelle che abbiamo ancora oggi. Un altro libro meraviglioso che mi sono letta proprio in questi giorni e che mi è piaciuto tantissimo, perché una cosa di cui non abbiamo avuto tempo di parlare, è Il salto di specie dei virus, è Spillover, di Quammen, questo giornalista che ha scritto questo saggio, che è quasi un romanzo, quindi si legge benissimo, dove mette in evidenza tantissime malattie che sono arrivate all'uomo tramite gli animali per proprio nostri anche comportamenti sbagliati. C'è una storia meravigliosa su un virus che è arrivato in Australia, l'afta epizootica, che non c'era e quindi gli è arrivato quando gli sono arrivati gli uomini, cioè era, ma erano animali serbatoio che non l'avrebbero trasmesso, e chi ne è stato colpito è perché in Australia c'era arrivato veramente da pochissimo tempo, che erano i cavalli, e poi, anzi era l'edra questa. E poi comunque un ultimo libro, che è quello di una virologa, che è Ilaria Capua, che parla di salute circolare. Perché? Perché questo è un concetto fondamentale, è che non si può curare l'uomo se prima non si cura l'ambiente. E curare l'ambiente vuol dire curare le piante, curare gli animali, curare l'ambiente nel suo insieme. E quindi non pensiamo sempre e soltanto che curare l'uomo voglia dire poi stare bene. Prima bisogna partire da lontano, infatti il concetto un po' di economia circolare, bisogna partire dal fatto che per stare bene bisogna avere un ambiente sano. Se l'ambiente è sano ci saranno sempre meno malattie, ci saranno sempre meno problematiche dell'uomo, insieme ad avere uno stile di vita adeguato. Voglio ricordare che la prima causa di morte rimane sempre il fumo. E quindi questo lo dico sempre ai miei studenti: si deve aver paura di tante cose, del Covid-19, ma impariamo che cambiando il nostro stile di vita si potrà stare sicuramente meglio e soprattutto reagire alle varie malattie in modo migliore, con più resilienza, insomma. Esatto. Io, prima di salutarla definitivamente, grazie insomma per averci seguito, se avete qualche altra domanda avete veramente 3 secondi per farlo, volevo farle anche l'in bocca al lupo, perché so che ha avuto insomma un ruolo ufficializzato da pochi giorni, no? Da ieri. Ecco, cos'è, lo dico? Sono la delegata del magnifico rettore alla cittadinanza studentesca. Quindi mi ha dato questo bel compito gravoso. Gli studenti avranno, spero, me come punto di riferimento. Cercherò veramente di dargli quello che posso, cercherò di fare il massimo, ma vorrò avere anche tanto da loro, quindi sarà veramente un arricchimento da entrambe le parti. Qui le stanno facendo un sacco di complimenti, quindi insomma io la ringrazio ancora per essere insomma stata con noi, ancora in bocca al lupo per il suo ruolo e insomma speriamo di insomma vederci presto anche fuori da casa quando ci sarà permesso, perché vorrà dire che questa emergenza è finita, no? E così avrò proprio il contatto con i miei studenti, cosa che mi manca molto. Salutiamo anche i fisiocritici che ci salutano, grazie il rettore, grazie a tutti. E insomma, alla prossima puntata di Studium, che sarà immancabilmente domani, per cui domani alle 17 tutti sintonizzati su questi schermi per nuove avventure da casa nostra a casa vostra. Grazie tante per l'invito e buon pomeriggio. Grazie a te davvero, altrettanto.